l'ISIS, cioè il califfato islamico, l'ISIS è da noi finanziato. E l'amico Dario Cirasaro che mi manda una bella notizia, cioè mi manda un link dove si spiega per filo e per segno che il califfato è da noi finanziato. E carissimo amico Dario Cirasaro, questa è una notizia per voi? Sì, ma non è una notizia per me, perché io queste cose le ho già spiegate in questa mia opera. Io spiego come è fatto il patriarcato, Dario Cirasaro, lo spiego come è fatto il patriarcato. E il patriarcato vale quello che disse Hegel, immane potenza del negativo. E vale anche quello che disse Nietzsche, una delle condizioni essenziali dell'affermazione è la negazione e la distruzione. Caro, nel link tu mi dici che, cioè nel link c'è spiegato per filo e per segno che l'ISIS, l'apostrofo ISIS, lo finanziamo noi. È naturale che lo finanziamo noi. E beh, non ci abbiamo delle pregiate industrie di armi? Ma tu, Dario Cirasaro, amico mio, tu l'hai mai visto uno sciopero degli operai che lavorano nelle fabbriche di armi? No, non l'hai mai visto. E perché non l'hai mai visto? Perché l'industria delle armi è un'industria fiorente. Una guerra qua, una guerra là, una guerra... l'Occidente cerca di esportare delle guerre, perché ce ne ha già avute due le guerre mondiali, prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale. Poi l'Occidente si è stufato, ha capito che le guerre è meglio farle da un'altra parte, e così le armi se vendono vanno a distruggere da un'altra parte. Io l'ho già spiegato come è fatto il patriarcato. Tra l'altro vi devo dire che ieri, non mi ricordo che giorno fosse ieri, non lo so, comunque ieri di sera ho visto una simpatica trasmissione TV dove c'era Giulietto Chiesa, e c'era pure il direttore del giornale, non mi ricordo come si chiama il direttore del giornale, ma è uno magro. Che è accoppiato, si accoppia con Daniela Santarchè, e questo direttore del giornale magro, non ricordo come si chiama, ma si accoppia con Daniela Santarchè, ha detto a Giulietto Chiesa: stai zitto Giulietto Chiesa, perché tu come comunista di una volta sei pratico del KGB, E Giulietto Chiesa gli ha detto: e io ti denuncio. Poi non lo so se Giulietto Chiesa lo denuncia, Sallusti, mi pare Alessandro Sallusti, mi pare che sia Alessandro Sallusti. Poi però Giulietto Chiesa un po' più in là nella trasmissione, Giulietto Chiesa gli ha detto ad Alessandro Sallusti: fammi parlare, stronzo. Sì. Si discuteva di queste cose, Dario Cirasaro, si discuteva pure di queste cose. Ma se quelli della TV, avessero letto questa mia opera, vedi che ora sta in lingua inglese in tutto il mondo, sulla grande piattaforma mondiale della mela, Apple, Apple, Social Science, vedi. Non si farebbero le trasmissioni. Oppure tutte le trasmissioni televisive trasmetterebbero questa mia opera. Le armi, ma pure quelli che lavorano nell'industria delle armi sono dei bravi cristiani, c'hanno la moglie e i figli, e i figli di quelli che lavorano nelle fabbriche delle armi magari sono iscritti all'università, poi vogliono fare un master a Birmingham o in Irlanda, e costa un master a Birmingham, costa, le armi si devono vendere. E la cosa migliore però l'Occidente, è che le armi si vendano in Medio Oriente, in Africa, e le guerre si devono fare fuori, capito? Poi sarà quel che sarà, capito? Dario Cirasaro, che bello, Giulietto Chiesa che ieri sera gli ha detto ad Alessandro Sallusti, gli ha detto: fammi parlare, stronzo. Beh, dopo questa offesa non lo so se Giulietto Chiesa
lo può denunciare Alessandro Sallusti, perché Alessandro Sallusti ha detto a Giulietto Chiesa: tu comunista eri pratico del KGB, il KGB, ok, Dario Girasaro? È tutto spiegato qua Dario Girasaro, è tutto spiegato qua Dario Girasaro. Comunque grazie, grazie anche a voi cari amici, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.